Buongiorno. Un saluto a tutte e a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti, 13:33 in diretta, come tutti i giorni da casa Eris sulla pagina Facebook di Eris Edizioni. Allora, oggi puntata molto ricca. Sì, avremo un sacco di ospiti, appunto per il consueto appuntamento The Coroners, cronache dall'Italia creativa. Chi andremo a sentire oggi? Allora, prima di tutto andremo a sentire Claudia di Inferno Store di Roma, che è la libreria del giorno adottata da Eris. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che tutti gli acquisti che farete oggi sul nostro sito sarà come se li vendesse Inferno Store. Quindi la percentuale destinata alla libreria del giorno sarà garantita appunto per tutti gli acquisti che farete dal nostro sito. Sarà come se li vendessero loro. Esatto. Poi subito dopo sentiremo Serena Guidobaldi, autrice dell'Appetito, uno dei romanzi in uscita per Eris Edizioni questa primavera. In realtà appunto è tutto un pochino scalato, inizialmente era anche uno dei titoli che avremmo dovuto presentare tra l'altro a Book Pride Festival, che ovviamente come tutti gli altri si è dovuto spostare a data da destinarsi, e quindi faremo una chiacchierata con lei su come nasce, insomma, libro molto complesso legato al cibo e al tema del cibo come potere. Subito dopo andremo invece a sentire Francesca Bianchi, che è la persona che ha curato la pubblicazione del libro, che è curatrice insieme a me della collana di narrativa di Eris Atropo, nonché traduttrice. Yes. Non traduce solo per noi, però noi la amiamo particolarmente, la nostra traduttrice dagli spagnoli, e nel mentre è al lavoro proprio sulla traduzione di un altro romanzo in uscita per Eris, di cui però non abbiamo ancora detto nulla, quindi non spoileriamo. E per finire temo che ci sarà di nuovo qualcuno al citofono a romperci le scatole, che ci verrà a citofonare sotto casa. Esatto, però, perché ricordiamo appunto che insomma chi ci sta seguendo in questi giorni sicuramente ci conosce come casa editrice, ma magari non di faccia. E quindi i membri di Eris originali sono tre, il terzo è altrove, ci viene a importunare al citofono solitamente a fine diretta. Quindi ricordiamo prima di tutto di confermarci che ci vedete, ci sentite bene. Vi ricordiamo che potete commentare sotto la live con domande, curiosità, tutto quello che volete. Insomma, interagiamo, usiamo questo mezzo che abbiamo a disposizione. Come al solito io con questo bellissimo cappellino che muove le orecchie. Allora, adesso Matilde sta sentendo appunto la nostra prima ospite, Claudia di Ciao, Inferno Store. In viva voce sei in diretta, ok? Ok, mettiamo in viva voce Claudia. Abbiamo anche adottato un sistema più comodo per appoggiare il telefono. Claudia, ciao, ci senti? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Forte e chiaro. Allora, ti diamo il benvenuto alla diretta live Facebook di Eris. Siete la libreria adottata da noi oggi e vi chiediamo di parlarci un po' della vostra realtà, che non è soltanto una libreria in realtà. Esatto. No, la nostra in realtà non è principalmente una libreria, ma un negozio di dischi, che poi come molti negozi di dischi si apre anche ai libri. Certo, poi diciamo il discorso Inferno è un po' particolare, perché Inferno nasce innanzitutto insomma nello stesso luogo in cui c'è stato per più di 20 anni il National Store e prima ancora Banda Bonneau, quindi un posto storico per Roma, per quello che è stato il punk hardcore a Roma, per quello che è stata proprio la cultura underground alternativa, do it yourself. E lo spirito che viene portato qui dentro è esattamente una continuazione di questi principi qua, quindi sicuramente in primis la musica, perché insomma chi conosce me e Martina, che salutiamo, che è l'altra ragazza che sta con me in questo negozio, che ha intrapreso con me questa avventura, siamo due persone molto attive da anni all'interno del panorama musicale romano, italiano, eccetera. Io ho avuto il Dal Verme per circa 7-8 anni, per chi se lo ricorda, un circolo culturale in cui facevamo concerti, suono in diverse band, come Martina ha suonato in diverse band, quindi la musica sicuramente è centrale, ma la musica è anche altro.
E quindi niente, abbiamo anche libri, principalmente fumetti, appunto, tra cui Eris, ma tante altre anche case editrici sempre indipendenti o comunque un po' più particolari, un po' più difficili da trovare in grande distribuzione, e anche saggistica e letteratura in generale, sempre appunto, case editrici non proprio aperte, diciamo, al più vasto pubblico, ecco, no? Quelle che non si trovano proprio alla Feltrinelli, mettiamola così. No, noi dicevamo sin da subito che in questi giorni le 9 librerie che abbiamo selezionato in realtà sono tutte diverse tra di loro, sono tutte realtà che hanno un'identità forte e crediamo che sia molto importante questo, no? La dimostrazione che realmente chi fa cultura sul territorio non vende prodotti, no? Ma fa da diffusore di idee, di riflessioni anche controculturali, e che questo è fondamentale ed è proprio importante anche per chi ci ascolta scoprire queste realtà in giro per l'Italia. Assolutamente sì, io tra l'altro vedo che a Castelletto dopo di noi ci saranno il Belleville Comics e Mutato Info Shop, quindi cioè, parliamo proprio di casa per quanto mi riguarda, cioè Belleville è una fumetteria di Alessio e Lucia che sono due carissimi amici di Torino, anzi non di Torino, di Pisa, trapiantati a Torino, e Mutato Info Shop è un posto dove io ho suonato, peraltro, diciamo, hai visto, è diviso, no? C'è la parte Sì, libreria e la parte bar. certo. Io ho suonato più di una volta lì, quindi, e ci vado da quando è aperto, c'è cioè una realtà proprio anche a cui, costruendo un po' l'Inferno Store, no? Che è attivo da 2 anni, io ho pensato anche un po', in qualche modo, a Mutato Info Shop, cioè è stato, come ti posso dire, uno dei punti di riferimento, no? Quindi in realtà c'è cioè, come no, c'è super senso. Parliamo di identità forti, Inferno esiste relativamente da poco, però appunto dentro a 2 anime che hanno già un'identità forte, quindi questo si rispecchia molto nel negozio, insomma, chi veniva o comunque chi ancora non è venuto, quando potrà rivenirci, vedrà insomma un po' che cosa vuol dire Inferno, appunto cultura. Controcultura, cultura alternativa, riflessione, tutto quanto. Si trova un po' tutto questo. Anche Tra l'altro voi ogni sì. tanto organizzate anche dei concerti di presentazioni di album all'interno del vostro spazio. Sì, eventi di vario tipo in realtà. Quello che appunto vuole essere Inferno è anche un contenitore di cultura. Diciamo che a Roma. Rispetto ai primi anni 10 in cui Roma era veramente un posto fighissimo dove vivere, io sono di Roma, quindi e c'era veramente di tutto, si girava come delle trottole in tutta la città e si fagocitava e masticava veramente, veramente tanto, c'erano tanti posti, tanta vitalità. Negli ultimi anni, per politiche, per anche com'è l'andazzo poi in tutta l'Italia, e diciamo che secondo me qua siamo proprio arrivati all'ultimo stadio, le cose sono andate un po' a scemare, anche perché magari anche il ricambio generazionale, ma non è un problema dei giovani, è un problema che secondo me mancano un po' di link. E quindi, come dire, Inferno è diventato un contenitore, vuole essere un contenitore, quindi uno spazio vivo in cui invitiamo non solo a passare magari per bersi una cosa con noi il pomeriggio, anche se non si compra niente, ma in generale cerchiamo anche di promuovere iniziative che sono concerti di tutti i tipi. Abbiamo fatto anche una cosa folle come l'Inferno ci fa il grand roll qua dentro, che sono, insomma, per chi l'ha visto dal vivo si può rendere conto della furia e della follia, è stata una cosa bellissima farla in pieno centro in uno spazio così. Però è stata una cosa molto bella, sia principalmente acustica, elettronica. Ovviamente sono più semplici e gestibili in un piccolo spazio. Mostre, collaboriamo in maniera fissa con Rossana Galbi, che propone mostre insomma molto interessanti, dei concept molto interessanti. Attualmente, ovviamente, sicuramente la prolungheremo. C'è la mostra di Fate di Marta Bianchi che racconta una storia
appunto sui migranti, quindi è una cosa abbastanza anche importante a livello sociale e politico di concetto, oltre al fatto che lei è bravissima, è un'illustratrice bravissima. E poi facciamo dirette radio, collaboriamo spesso con Search and Destroy Radio di Radio Sonar, eventi di listening party, abbiamo fatto dei de live painting dal vivo insomma, con vari illustratori che dipingevano parti del negozio, tipo scaffali, cose del genere. Quindi cerchiamo di mettere dentro idee e in generale cerchiamo di raccogliere tutte le idee che ci vengono proposte. Allora, oggi siete appunto, diciamo, libreria, bar, negozio di dischi adottati da noi. Ricordiamo a chi ci sta seguendo, appunto, che tutti gli ordini fatti oggi dal nostro sito sarà come se li vendesse direttamente Inferno Store. Quindi, come chiediamo a tutti gli ospiti in chiusura, chiediamo dei consigli. Visto appunto voi siete specializzati in musica, ti chiederei tre consigli musicali, tre album da ascoltare in questi giorni di quarantena. Allora, mazza, così cotta e Sì. magnata. Allora, visto che ce lo stiamo sentendo tanto e ci piace tanto e siamo molto affezionati a Pat, io vi consiglio di ascoltare un disco particolare della sua discografia, quindi quello in band, Pat e col latino Goddam, Cinema. È uscito per il National Records e è un disco molto particolare perché, nonostante lui sia un cantautore, chitarra e voce, diciamo folk principalmente, cantautorato, in realtà qui tira fuori anche con una band di tutto rispetto, invece un appiglio molto funk, molto cinematografico, quindi secondo me anche giusto per una situazione come questa, no? Comodo da ascoltare in casa. E vabbè, e questo è uno. Poi, vabbè, io il ristampone dell'Inferno ci fai grande roll che abbiamo prodotto noi, me lo ascolto dentro casa magari per darci un po' di carica, ma perché loro sono proprio, secondo me, una delle migliori band che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 20 anni. E poi, niente, non posso non dirvi ai Marnero, quando vedrai le navi in fiamme sarà giunta l'ora, perché invece questo potrebbe essere un album riflessivo importante da ascoltare in questo momento. Quindi ho fatto proprio la marchettata Va a dei pezzi de core, però che devo fare? Ma te li benissimo. appoggiamo tutti. Va bene. Allora ti ringraziamo tantissimo, ti salutiamo e Grazie speriamo a di voi. poterci abbracciare e chiacchierare presto di persona. Grazie a voi, volevo solo aggiungere che Sì. l'iniziativa bella, è molto apprezzata, è molto solidale, quindi come piace a noi. E niente, ascoltatevi le prossime puntate perché ci stanno tantissimi posti bellissimi che potete scoprire, questo volevo dire. A cominciare da domani, un bacio a Alessio e a Lucia. Grazie. Grazie davvero. A presto allora. Grazie a voi. Un abbraccione. Ciao Grazie. ciao. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. E allora Ok. ricordiamo appunto per chi magari si è collegato da Sì. poco, Sonny, come funziona l'iniziativa di Adotta una libreria, che tra l'altro possiamo dire con gioia Sì. che qualche altro collega editore con le sue modalità sta iniziando a replicarla con altre librerie. Quindi noi siamo Assolutamente. contentissimi di aver un po' dato là, perché crediamo che se tutti noi editori indipendenti ci mettiamo insieme, ognuno adotta con le sue modalità un po' di librerie, possiamo veramente fare la differenza in questo momento veramente drammatico. Allora, lo ripeto ancora una volta, chiunque compri dal nostro sito nella giornata di oggi andrà a sostenere in questo caso Inferno Store di Roma, appunto che abbiamo appena sentito. Sul sito e sulla nostra pagina Facebook potrete vedere tutte le librerie con le quali collaboreremo fino al 26, sperando che dal 26 si inizi a sbloccare qualcosa, appunto. Rispetto alla chiusura delle librerie, ma non solo, insomma. Una notizia di questi giorni confortante per
alcuni aspetti, è che le librerie da adesso possono consegnare i libri ordinati direttamente a loro, li possono consegnare a domicilio. Questo era stato bloccato all'inizio di, appunto, di questa quarantena. Ora cambiamo ospite. Intanto vi ricordo che appunto potete commentare, farci domande qua sulla chat della diretta Facebook. Matilde, chi abbiamo in diretta con noi? Allora, adesso andiamo a chiacchierare con Serena Guidobaldi, sì? Autrice del romanzo L'Appetito, in uscita questa primavera, quindi bisogna aspettare ancora un po', per noi di Eris. Ciao Serena! Sì, ciao, buongiorno, buonasera dopo pranzo. Ci senti bene? Sì, bene. Perfetto, allora Serena, adesso noi andiamo a svelare alla webcam con cui facciamo la diretta per la prima volta la copertina e l'involucro, che non è appunto il libro stampato, ma sono le famose ciano, cioè le prove di stampa di come verrà poi il libro, su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni. Eccolo qua. E questo mi dà una lacrimuccia di commozione, perché diciamo è stata una delle prime cose che ho imparato, è stato controllare le bozze e le ciano in tipografia, quindi torno indietro coi ricordi. Tra l'altro ricordiamo appunto che L'Appetito, come tutti i romanzi che pubblica Eris, ha un illustratore, yes. E in questo caso è un illustratore con una bella storia alle spalle, ovvero Giuseppe Palumbo, yes. Che ha fatto un lavoro, tra l'altro a stretto contatto con Serena. Sì, devo dire che è stato molto, molto prezioso anche per capire, per chiarire ancora meglio quello che io avevo in testa, quindi ha dato veramente un contributo fondamentale. Allora, partiamo un po' da svelare intanto il tema centrale, il concept centrale a cui gira intorno tutta la narrazione. Sì, si parla di avanzi alimentari, si parla all'interno del libro, perché si narra una storia che è ambientata fra il 700 e l'800 in due città simbolo che sono Parigi e Roma, e tutto nasce dalla mia lettura di un articolo dove avevo scoperto che esisteva a Parigi un vero e proprio mercato di avanzi alimentari che venivano chiamati in gergo arlecchini e che venivano venduti nei mercati all'inizio prima di Versailles e poi alle Saldi di Parigi, e man mano che passavano i giorni, che questi avanzi diventavano sempre meno appetitosi, venivano poi venduti sempre a costo sempre più basso nelle periferie, no? E diventavano anche abbastanza malsani. Letta questa cosa, mi è venuta in mente una storia. Non volevo fare un saggio, non volevo fare un trattato storico, eccetera, però mi è venuta in mente una storia, cioè raccontare attraverso le vicende dell'ultimo erede di una famiglia di venditori di avanzi di Parigi la differenza di modalità fra in quel periodo, fra due città appunto come Parigi e Roma, differenza di modalità di tenere sotto controllo, diciamo, utilizzando il cibo, esercitare un potere per tenere sotto controllo gli strati bassi della società. Tra l'altro questo, diciamo, può essere utilizzato anche per iniziare un po' a svelare la tua biografia, nel senso tu ti occupi ora di cibo, sia come giornalista freelance che in parte come insegnante che come anche chef a domicilio, insomma è un po' la tua vita. Sì, ho iniziato a scrivere di cibo, a studiare il cibo in tempi non sospetti, che parliamo di più di 20 anni fa, e era stata più che altro appunto una mia curiosità, un mio interesse come giornalista, cominciare a capire più il cibo come storia, il cibo nella sua relazione con le società, come aveva modificato e come tipo di linguaggio, come raccontava i cambiamenti. Dopodiché negli anni per scrivere di cibo avevo deciso di frequentare una scuola professionale, perché mi piaceva proprio l'idea in modo pratico di vivere nelle cucine
vivere in prima persona le cose di cui scrivevo e quindi capire meglio anche quello che era il linguaggio che era utilizzato nelle cucine dagli chef. Da lì a diventare io chef in prima persona è stato più che altro poi un passaggio che ho fatto vivendo qui in Toscana e quindi lavorando moltissimo, soprattutto con gli stranieri che vengono qui, ai quali raccontavo un po' la storia delle ricette, raccontavo la storia della Toscana, del territorio, ma anche la storia dell'arte attraverso tutta quanta una serie di piatti selezionati ad hoc. Quindi è per questo che poi io ho messo anche in pratica quello che scrivevo, insomma. E quindi torniamo a bomba sul romanzo e secondo me una cosa che può essere interessante è svelare un po' il tipo di narrazione, struttura narrativa che hai voluto dare alla tua opera. Cioè, non c'è solo la normale narrazione del narratore, possiamo dire. Ma giochi tantissimo con il lettore e nel romanzo quindi possiamo trovare stralci di una sceneggiatura teatrale, contemporaneamente un ricco apparato di note con rimandi storici, rimandi letterari, citazioni, suggestioni. Perché questa scelta di giocare in questo modo con la narrazione? Cioè, quello che la prima volta, insomma, che abbiamo iniziato a lavorarci, ci è sembrato molto particolare, che è molto significativo che una narrazione non volesse avviluppare, rapire il lettore sino a fargli dimenticare, no, di star leggendo un libro, ma invece il tuo lavoro, cerca un diverso tipo di rapporto con il lettore. Sì, perché allora io diciamo da una parte è stato molto spontaneo, non posso dire che mi sono seduta e a tavolino ho detto adesso faccio così, così e così, pensandolo da prima. È stato quasi una conseguenza dell'unica cosa che era il punto fermo sul quale io mi ero concentrata, cioè volendo raccontare una storia che doveva essere una storia che facesse riflettere sul potere che viene esercitato da chi somministra il cibo, quindi da chi sfama, da chi gestisce la distribuzione del cibo. Il fatto di averlo ambientato in un'epoca storica non significa che io volessi fare un romanzo storico, un saggio o un trattato, quindi mi serviva qualcosa che tenesse l'attenzione del lettore alta, cioè è un romanzo dove però non è che tu te lo leggi e devi stare tranquillo e segui la storia e basta. Cioè, ogni tanto ci devono essere delle interruzioni, delle vere e proprie cesure per fermarti e farti ritornare con la testa a quello che hai letto prima, o comunque insomma crearti un momento di interruzione e di riportarti nella realtà. E questa cosa, l'unico modo in cui diciamo, sono riuscita, almeno spero di essere riuscita, è stato quello di fare diversi tempi narrativi e diverse modalità di narrazione. Io vengo dal fumetto, in realtà vengo. La mia prima passione, prima ancora del cibo, è stata la satira, l'umorismo e la storia del fumetto. Ho lavorato, ho scritto come sceneggiatrice, ho scritto dei graphic novel e quindi ho comunque un gusto anche per una narrazione che utilizza la forma della sceneggiatura, no? Quindi ho utilizzato in parte copioni teatrali, quindi si leggono delle pagine scritte veramente come se fossero delle pagine di un copione teatrale e all'interno del romanzo ho utilizzato tempi narrativi diversi, quindi la narrazione vera e propria, con però delle note per cui si usa un pochino anche, si fa un po' il verso alla saggistica, no? Però aiutano a trovare dei riferimenti. E il tempo narrativo invece è al presente, che è dell'unico personaggio, del protagonista, che è l'unico cosa che non fa nulla in realtà, perché come si scopre dalle prime pagine del libro, non lo spoilero, ma c'è scritto tipo da subito quello che Sì, si succede. può dire, si può dire. Si può dire, ecco, lui muore subito, cioè la prima pagina è già bello e morto, no? Però in realtà non lo è in questo tempo narrativo dilatato al presente,
dove lui racconta alcune cose e in questo tempo narrativo allunga i tempi, pospone i tempi della sua morte, che in realtà poi è già avvenuta. Poi tutto quello che avviene è una narrazione al passato, però di avvenimenti che avvengono dopo la sua morte. Quindi, insomma, gioco moltissimo con i tempi. Mi è venuto spontaneo, ho detto, non è che ho detto adesso uso questo per fare questo. Mentre scrivevo, mi veniva così, mi tornava logico e sono abbastanza contenta del fatto che fra i lettori, diciamo, che hanno controllato questo libro con voi e tutto quanto, questo gioco di tempi e di diversi stili si comprende, insomma, quindi richiede però un po' d'attenzione, che è quella che a me serviva proprio per una riflessione poi più profonda sulla tematica centrale di tutto il romanzo, che è questa del potere del cibo. Altra domanda, quali sono, dunque, noi lo sappiamo perché abbiamo fatto un sacco di chiacchierate e ci si è anche detto, no, che poi tante cose in realtà restavano fuori dal romanzo e saremmo andate anche un po' a sviscerarle durante le presentazioni e vari incontri che comunque appunto si faranno quando il mondo tornerà un po' alla normalità. La cosa è appunto sono tanti i tuoi riferimenti che comunque non restano segnati, scritti in nota nel libro, chiaramente il lettore più attento li può trovare in filigrana tra le tue parole, però possiamo incuriosire un po' i lettori, chi ci sta seguendo, per dire un po' quanto è ampia la tua mappatura di riferimenti culturali, filosofici, chi più ne ha più ne Ma, metta, insomma. allora posso dire che possiamo partire da. Intanto, ecco, una cosa che volevo aggiungere e che mi riaggancio quindi alla tua domanda di adesso, però che volevo aggiungere alla domanda di prima, è questa, che insieme alle varie modalità in cui racconto, ho usato anche una modalità abbastanza nuova, che è quella legata al cinema, perché ho messo dei titoli di coda e ho messo degli outtakes che normalmente si usano nel cinema, cioè le scene tagliate. Certo. Io l'ho messa alla fine del romanzo, perché c'erano delle parti che erano tagliate all'interno del romanzo, che però è un po' quando trovi gli extra sul DVD, no? Quindi alla fine del romanzo ci sono le parti tagliate che non. E ho usato anche questo linguaggio per aggiungere qualcosa in più. E tornando al cinema e tornando alla tua ultima domanda, non lo so, posso dire che all'interno di questo libro, non svelo quale, ma c'è l'utilizzo dell'oggetto MacGuffin che utilizzava Hitchcock nelle sue narrative, per esempio, che però è un oggetto che in qualche modo fa da oggetto risolutore in moltissime situazioni e sta al lettore scoprire qual è, diciamo, per chi ne mastica più di cinema, questa è una. Dopodiché possiamo andare invece a riferimenti veramente culturali, come dicevi, e sui quali ho fatto delle riflessioni, molto mi ha aiutato lo studio di Walter Benjamin, ho lavorato molto grazie con i suoi testi, soprattutto con i passage. Per quanto riguarda l'utilizzo di diversi tempi narrativi, così come per quanto riguarda come si dice, il confronto, c'è un termine appropriato che ora non mi viene, quando con un'azione che si pensa che sia un bene si ottiene il male, e viceversa con un'azione che è il male si ottiene il bene, era amico, però non mi ricordo adesso. Tranquilla, tranquilla. Ha una definizione precisa, però a parte questo, ho utilizzato, ecco, per questo ho utilizzato L'uomo senza qualità di Musil, mi ha molto aiutata. Ho lavorato tanto con dei testi ottocenteschi che raccontavano soprattutto delle super economic, della redistribuzione per i poveri e come funzionavano le associazioni che si prendevano cura appunto diciamo dei più poveri all'epoca, quindi come i comitati centrali di amministrazione delle super economiche, parliamo dei primi dell'Ottocento, e ho lavorato molto su questi testi qui. E poi sì, ci sono dei riferimenti alla gastrofisica di Fourier, alla sua utopia. Lui aveva parlato molto del cibo nei suoi studi, ed è interessante vedere come Fourier anche adesso sta ritornando abbastanza
in auge come pensiero controcorrente, soprattutto per gli economisti che affrontano il tema della decrescita. Quindi è interessante da questo punto di vista riprenderlo in mano e rivederlo alla luce di riflessioni contemporanee. E quindi ecco, sì, devo dire, ci sono stati 9 anni di studi e ricerche, no, non tutti i giorni. Chiaro, però è la dimostrazione però... che comunque, tra l'altro, il romanzo non è un romanzo molto lungo, no? È molto compatto, perfettamente coerente in ogni sua parte, però effettivamente ci vuole tempo per scrivere un qualcosa di così denso. Più che altro c'è da dire che mentre la vicenda che racconto è completamente inventata, perché comunque io poi alla fine racconto una storia, ci sono dei personaggi, c'è una storia d'amore, ci sono delle famiglie, rapporti fra padri e figli, rapporti fra amici e colleghi, quindi ci sono tutta quanta una serie di situazioni che fanno il racconto e lì sono tutte inventate, i personaggi sono tutti inventati. Però tutta quella che è l'ambientazione, ma la stessa descrizione minuziosa di una chiesa all'interno, i fatti storici che fanno da sfondo alle vicende, eccetera, sono tutti assolutamente documentati, ma compresa la mappatura delle strade, mi sono andata a cercare le mappe antiche per essere coerente se dicevo che uno passava da una strada all'altra, quelle due strade erano veramente collegate in quel modo. Quindi questo ha richiesto moltissimo studio, insomma, e moltissima ricerca, che onestamente, cioè, normalmente uno queste cose le fa perché gli danno un piacere in mezzo. Sì, ecco, non è che... È una scusa per far topo la biblioteca, in realtà nascondermi negli antri polverosi. Tra l'altro, credo che questa chiacchierata possa avere come punto, chiaramente scritto non è raccontato a voce, però può essere una bella idea raccontarlo a chi ci ascolta, quello che noi abbiamo poi scelto anche di mettere nella quarta di copertina, cioè l'Hasard de la Fourchette. Sì, quello è un episodio molto, molto carino, molto interessante, oltretutto perché era veramente qualcosa che esisteva all'epoca ed è carino perché cercando su internet si può trovare una stampa dell'epoca che è conservata al Museo Carnavale di Parigi, ed era un, lo definirei gioco, ma in realtà non era per nulla un gioco, era una modalità, diciamo, dove veramente qui andiamo a intaccare le fasce più povere della società, si provavano a scannarsi letteralmente davanti a un tentolone in cui c'era una brodaglia all'interno della quale bollivano pezzi di ogni cibo, da un torso di broccolo a un osso, a un pezzo di ciccia, a una lisca di pesce, cioè qualsiasi cosa fosse vagamente edibile veniva messa a bollire in questa brodaglia, e la scommessa era che ci si avvicinava, si riceveva una mestolata di brodo e con una forchetta si andava a inforchettare qualche pezzo all'interno di questa brodaglia, e se uno era fortunato, cioè, tirava su un pezzo magari con un po' di carne o qualcosa di saporito, eccetera. Se non era fortunato, beccava, ma appunto, il torso di broccolo nel suo fatto, insomma, no? E questo qui io lo uso, lo racconto, lo descrivo, perché poi viene utilizzato come scamotage da uno dei personaggi nel periodo della sua vita in cui era veramente molto povero. Questo poi è un personaggio che diventerà molto ricco ed è l'unico, oltretutto, di tutti i personaggi che si rifà, si ispira a un personaggio realmente esistito. Ho appena detto che tutti sono inventati, in realtà questo qui, diciamo, in parte di alcune cose che racconto di lui sono ispirate a un personaggio realmente esistito in Francia, che realmente poi era diventato da molto povero molto ricco e si era preso cura poi dei poveri, quindi era così. Quindi ecco, la storia della Fourchette è una cosa che si conosce poco, se ne legge poco, non è così facile, diciamo, così frequente da trovare anche in letteratura, però è qualcosa, insomma, che esisteva all'epoca, anche questa modalità di vincere alla lotteria, tra virgolette,
boccone. Allora, noi speriamo di avere incuriosito chi ci sta seguendo e ti chiediamo, come stiamo chiedendo a tutti quelli che passano, insomma, dalla nostra diretta live di Facebook, tre consigli. Solitamente chiediamo qualcosa da vedere, qualcosa da leggere e qualcosa da Io ascoltare. chiederei anche qualcosa da cucinarsi a casa in questo periodo di Esatto, quarantena. aggiunta. Allora, normalmente io penso, vi rendete conto che quando vengono fatte domande del genere, immediatamente nella testa della persona si crea un buco nero, come se non avesse mai letto, mai visto un film, mai ascoltato musica, giusto? Cioè, ne Sì, siete è normale, è consapevoli? normale. Ecco, no, questo io ve lo dico perché adesso io, cioè, sono in totale crisi e sto guardando intorno e ho le librerie completamente vuote, cioè non c'è più niente sugli scaffali. Non ho più musica nelle mie playlist. Allora, che cosa vi posso dire? Andiamo Così su. Sì. andiamo allora sui libri, senza fare torto a nessuno. La prima cosa che mi è venuta in mente in questo momento sono le poesie e i romanzi di Mario Benedetti. Così, non mi chiedete perché, ora mi è venuto in mente. Bellissime, l'ho scoperto in realtà non molti, insomma, non tanti anni fa, abbastanza più recente, insomma 4-5 anni fa, e mi sono completamente e profondamente innamorata di Mario Benedetti. Quindi, così mi verrebbe da consigliare questo, oppure invece per divertirsi un pochino di più, sempre rimanendo in Sud America, mi viene in mente l'unico romanzo pubblicato in italiano di Fontana Rosa, che si intitola Area 18. Fontana Perfetto. Rosa era un disegnatore di fumetti, quindi i suoi romanzi non sono moltissimi, ma sono divertentissimi. Ecco, quindi consiglierei Fontana Rosa, Area 18. Allora. Ottimo, ottimo. E poi che altro volevate sapere da questo buco nero che così pesco? Allora, qualcosa da ascoltare, qualcosa da vedere ed essendo tu invece un'addetta ai lavori, qualcosa da prepararsi in casa, da mangiare. Ok, allora io direi qualcosa da vedere come film. Io ho dei film che non mi stancherei mai di guardare, che mi piacciono moltissimo, quelli che dico hanno le sceneggiature blindate. E andiamo però su film molto, molto vecchi per certi versi, perché i primi due che mi vengono da citare sono Nodo alla gola di Hitchcock e La strana coppia con Jack Lemmon e Walter Matthau. Sono quelli che ogni tanto me li vado a rivedere per capire, proprio per studiarmeli, per capire come sono stati scritti, per scarnificarli e imparare, no? E mi piacciono moltissimo. Cioè, io con Nodo alla gola è un film che continua ancora adesso a tenermi suspense, però faccio torto poi a tutto un monte No, ma d'altri film va bene che così, nel senso che anche così. gli altri sono andati chi più Però chi ecco, meno in sempre per indecisione. dire, le prime due cose che mi vengono in mente sono queste due. E per quanto riguarda l'ascolto, ora non saprei, mi viene in mente così adesso. Ammetto che ascolto pochissima musica mentre studio, mentre scrivo, quindi questo lo dico. Così giusto, perché non è che c'è una canzone o c'è una musica o c'è un brano che ricorrono e che ha bisogno invece di molto, molto silenzio. Questi sono i miei Abbiamo due. avuto tre consigli d'ascolto Sì, prima, quindi quindi la possiamo possiamo saltare. saltare. Ok, possiamo saltare Sì, la musica. vai tranquilla. Quindi l'ultimo, diciamo, una ricetta da quarantena. Una Sì, un ricetta consiglio. da quarantena. Non so, visto che uno adesso c'ha tempo e lo può fare, mi verrebbe da dire di fare le orecchiette, perché io ci ho messo un sacco di tempo per imparare a fare le orecchiette, oppure fare, insomma, se uno mi piace fare la pasta in casa, fare le orecchiette è un bell'impegno, perché farle fatte bene, che vengano col buchetto, che raccogli il sugo e tutto quanto, quindi
diciamo, c'è da fare. Oltretutto, sai, come si dice in Puglia, no? Che ti puoi sposare solo dopo che hai imparato a fare bene le orecchiette. Io Quindi, insomma, avendo io una sto delle due ancora nonne. imparando, per cui così io direi le orecchiette e poi allenarsi della cacio e Cacio e pepe. pepe. Perché la cacio e pepe, Non la è facile. dannazione non è facile, la dannazione di tutti, è semplicissima, non costa niente, però c'è bisogno di un sacco di allenamento. Per capire Perfetto. qual è così. E quindi secondo me, avendoci tempo a disposizione, orecchiette e cacio e pepe potrebbero essere due cose da Perfetto. provare, sì. Allora consigliamo a chi ci segue di esercitarsi A fare la pasta fatta in casa. le orecchiette nello Orecchiette. specifico Le orecchiette nello specifico, e la cacio e a parte e poi farsi invece su spaghetti cacio e pepe, provando la cacio e pepe. Poi insomma, se vogliono possono scrivere e io vi dico qual è il mio segreto della cacio e pepe. Perché poi ognuno ha il proprio segreto della cacio e pepe, non è che. Quello è chiaro, è chiaro. Allora, Serena, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Ti salutiamo, ricordiamo appunto autrice dell'Appetito presso in uscita per le riedizioni questa primavera, illustrato da Giuseppe Palumbo, curato appunto da Francesca Bianchi, che dopo appunto aver salutato Serena andremo a sentire. Noi ti ringraziamo e speriamo di Io poterci. ringrazio voi, ringrazio insomma tutti che hanno ascolto e spero che il libro vi piaccia molto. Io ci ho messo tutta. Grazie tantissimo e ci sentiamo presto e speriamo di poterci presto vedere di persona. Alla prossima. Grazie e ciao, buon pomeriggio, ciao. Ciao. Ebbene. Ok. Allora, siamo tornati anche con una luce normale, ma a un certo punto è arrivata la luce di Barbara D'Urso a illuminarci il viso e niente, si è rimesso a posto da solo. Spero che non siano sparite le mie rughe, perché io invece ci tengo Assolutamente. moltissimo a dimostrare esattamente gli anni che ho, perché ogni ruga e ogni anno in più è tantissima saggezza e autorevolezza acquisita. Infatti è pure arrivato il gatto anziano della casa a reclamare, ovviamente, alla fine è preciso, È tutti i giorni verso precisa. le 2, 2 e un quarto arriva e vuole cibo. Allora, visto che stiamo arrivando più veloce di quanto ci aspettavamo, verso l'ora di diretta, andiamo a sentire il nostro penultimo ospite, appunto, che è Francesca, co-curatrice della collana di narrativa, nonché traduttrice. Andiamo a chiamarla subito con Skype, sperando che non ci siano troppi problemi di linea. Eccoci qua. Allora, suona, quindi. Per ora tutto Per ora ok, tutto ok. in realtà anche il gatto ha smesso di miagolare. Incredibile. Eccoci. Allora, un attimo che ti metto in schermo. Tac, tac. Ciao Come Francesca! Ciao! va? Come va? Bene! Allora, non l'abbiamo detto, Sì. Serena Guidobaldi, toscana. Francesca, anche toscana, nello specifico Livorno. Così, giusto per fare una mappatura in giro per l'Italia delle varie persone che abbiamo sentito, insomma. Allora, Francesca, abbiamo appena chiacchierato con Serena un po' dell'Appetito. Possiamo dire subito che, in quanto co-curatrice della collana Atropo, che sarebbe la collana di narrativa di Eris, tu sei stata la prima che l'ha letto, che se n'è innamorata e che hai voluto pubblicarlo. Esatto, Perché? Come? Com'è prima mia. andata? Allora, io in realtà questo libro, appunto, l'ho scovato, pescato da una cartella già di preferiti o comunque di papabili libri che tu, Matilde, in quanto altra curatrice della collana, avevi già selezionato. E è stato il primo che ho letto, quindi inaugurata la mia collaborazione con Eris come co-curatrice di questa collana, ho letto questo bomba di libro e non ci potevo credere perché non pensavo che fosse possibile che davvero succedesse come nei film che uno manda una mail con un manoscritto e nel senso se il manoscritto ha quel valore lì ovviamente è più facile però insomma che potesse succedere davvero così e invece mi sono messa qui a leggerlo e non ci potevo credere perché
è una roba, secondo me, bellissima e scritta veramente in un modo pazzesco, tanto per fare delle citazioni alte. Quindi sì, è stata la prima lettura e il primo innamoramento. Poi in realtà, appunto, il lavoro che ho fatto io è stato molto, spero, molto delicato e molto minimo, perché veramente non c'era bisogno, perché il libro ha una struttura, come diceva anche Serena, molto precisa e molto calibrata. Quindi gli aggiustamenti che sono stati veramente, veramente minimi. Quali sono le prime, diciamo, le tre cose che ti hanno colpito? Questo lo chiedo perché, appunto, noi siamo co-curatrici, quindi ci rimbalziamo un po' i lavori da fare, le cose da leggere, da selezionare. In realtà possiamo dire che un'altra persona mi aveva aiutato a scremare, tra l'altro, che ho inizialmente tutte le proposte, ovvero Simone Povia, che per un po' ha collaborato con noi e non credo ci stia guardando, ma comunque lo salutiamo. Ciao E, Simone. ciao Simone. E questo però è la dimostrazione, insomma, che esiste un lavoro effettivo di scouting fatto da noi piccoli editori, editori indipendenti. Ed effettivamente è difficile, no? Ci siamo trovati anni a leggere tantissime cose, alcune anche belle, ma che non c'entrano con quello che fai. Sì. Altre interessanti, ma non ancora abbastanza definite come stile per poterci in realtà già lavorare e fare editing. Però ogni tanto, raramente, ma ogni tanto c'è qualcosa che nel momento in cui lo leggi, appunto, ti si inficca nel cervello e non si toglie più. Quali sono Esatto. state, diciamo, tre cose proprio che ti hanno colpito? Allora, come dicevo prima di tutto la scrittura, cioè proprio come è scritto, l'atmosfera che creano le parole, cioè proprio io poi sono abbastanza fissata con le parole e mi piace proprio quando un autore le usa in un modo particolare, cioè che non, come dire, che mi stupisce un po', cioè che mi trasmette delle sensazioni, ma non lo fa in un modo classico, canonico o nel modo in cui io mi aspetterei di vederle scritte una dietro l'altra. Non so se sono riuscita a dare un'idea di questa cosa folle che c'ho io nel cervello. E poi sicuramente anche l'ambientazione, cioè questo fatto, questo rimbalzo fra la Francia e la Roma di 7-800. È una cosa che a me piace anche un po' particolarmente come periodo, come ambientazione storica. Poi a me il romanzo storico piace, quindi cioè, è stata un po' una commistione di fattori. E anche un'altra cosa che mi ha fatto molto, molto piacere trovare in questo romanzo, e che è una delle cose che mi ha stupito molto perché non si trova, mi sembra, per la mia esperienza, l'ironia. Cioè, è un libro che fa ridere. Fondamentalmente è tremendo perché racconta appunto tutta questa dinamica di potere, di sopruso e di appunto autorità varie, quindi non solo l'autorità in quanto autorità riconosciuta, Stato, Chiesa, ma anche proprio la nostra piccola autorità che ognuno di noi dentro ha, chi più, chi meno, chi riesce meglio a mascherarla o a reprimerla. Quindi, nonostante che sia questa l'ambientazione e queste le tematiche, è un romanzo che fa ridere, ci sono dei dialoghi divertentissimi, e questa è una cosa che per me vale tutto. E secondo te, visto che appunto si era pensato, si stava organizzando una presentazione dentro Book Pride di quest'anno con un tema come tutti gli anni molto bello, molto strutturato, nello specifico quest'anno era legato a leggere i venti nelle varie declinazioni possibili, anche gli anni venti, cioè quelli che stiamo vivendo. E noi avevamo subito pensato, chiacchierandone, che era il romanzo perfetto, perché anche se è storico, il discorso sul cibo, sul potere del cibo, della gestione dell'abbondanza, la sua elargizione, resta un tema di grande attualità. Certo. Rilancio e ti chiedo, quanto è di attualità in questo momento ulteriore di difficoltà e di crisi, che è il periodo della quarantena del coronavirus? Allora, è d'attualità nel senso che sicuramente, come dicevo prima, è
almeno la cosa che a me ha fatto più pensare, che mi è piaciuta di più, è proprio questo fatto della guerra tra poveri. Poi in realtà, appunto, ci sono varie autorità, ci sono gli aristocratici francesi, c'è la borghesia nascente in Francia dopo la rivoluzione, ci sono i preti, c'è la Chiesa, c'è lo Stato Vaticano. A Roma, e ci sono varie piccole particelle di potere, anche nel popolino, diciamo, in quello che vorrebbe appunto essere poi ascritto alla borghesia o anche di più. E quindi è un po' questa scalata verso una conquista di un pezzettino di potere da strappare agli altri. Che mi sembra un po' di vedere anche in queste giornate dalla finestra quarantenata, in cui appunto si cerca sempre l'untore, si cerca chi è uscito a fare la passeggiata o a correre e ha tossito di più o C'è ha sputato un un po' più po' del la gaga al delatore. solito. È un po' sì. E anche un po' tutto questo afflato patriottistico che, vabbè, io sono un po' allergica, mi dà un po' Puoi fastidio, fate anche dirlo sparti. tranquillamente. Puoi Non... dirlo tranquillissimamente. No, Tra ma mi l'altro, dà anzi, se... fastidio anche dirlo, quindi non ce la faccio nemmeno a esprimere questa cosa. Anzi, tra l'altro, a questo proposito mi sento di consigliare sia a te che a chi ci segue, se non l'ha ancora letto, un interessantissimo articolo, riflessione in due puntate di Wolf Bukowski, scrittore anche di interessantissimi saggi legati proprio al decoro, al concetto di gentrificazione e decoro, che queste due puntate sono uscite sul sito di Wuming, su Giap, e ve li consiglio tantissimo perché appunto in questo momento dove sembra che avere riflessioni, punti di vista critici o fastidio rispetto a come in parte viene gestito quello che stiamo vivendo, tra cui anche un po' l'afflato patriottistico, sembra sbagliato dirlo, no? In qualche modo se lo dici sembri una brutta persona che vuole che... Sembri quasi che se tu sei contrario sembra che vuoi che gli altri muoiano. Mentre invece appunto quell'articolo è un'interessante riflessione e secondo me insomma le cose interessanti vanno sempre diffuse e consigliate. Lo leggerò allora. Quindi no, sì, nel senso, poi stamattina mentre ero lì appunto dietro al mio computer, come sempre tutti i giorni, che ora non è più il mezzogiorno e le 6 in cui c'è questa cosa che la gente apre le finestre e butta la musica fuori, che poi non è la musica appunto, cioè è l'inno azzurro. E oggi si sono lanciati anche con Battisti, le bionde trecce, e lì proprio veramente volevo morire. Noi abbiamo avuto Toto Cutugno. Ma sì, non so cos'è meglio, guarda. Ora inizierò a sparare anch'io la musica diversa, però insomma non la vorrei nemmeno fare questa cosa, cioè, ma se no davvero diventa una guerra Però fra possiamo chi? Tra dire, vicini. a casa nostra è durato un giorno solo, Sì, 3 giorni è fa, due stata giorni fa, molto poi veloce. basta. No, qui sono proprio convinti particolarmente. Bandiera alle finestre, cioè. E invece in tutto questo clima assurdo, tu stai facendo anche un'altra cosa, quello che ti tiene, diciamo, più occupata du durante il giorno, ovvero la traduzione. Esatto. Possiamo La dire traduzione. in questo Volete caso una... No, sapere cosa sto traducendo? allora possiamo dire traduzione di un nuovo romanzo Eris, che avremmo amato presentare al Salone, in realtà appunto adesso capiremo come organizzarci e il periodo esatto di uscita, comunque insomma slitta leggermente anche se non c'è il Salone, comunque il libro uscirà e ci puoi, possiamo, è la prima volta che ne parliamo, Sì. puoi svelare un minimo quello che stai facendo. Allora, quello che sto facendo è banalmente sempre la stessa cosa, ovvero stare davanti al computer e tradurre, ma in questo caso sto traducendo una roba che è abbastanza inquietante rispetto a quanto mi dica di quello che sto facendo io, perché è un romanzo che parla di
una serie di persone, nella fattispecie sono tutte ragazze abbastanza giovani, cosa che no, non mi identifica assolutamente con loro, che sono chiuse in una situazione di isolamento, in una specie di, in uno spazio molto angusto, sto arrampicando sugli specchi per non dire, ma dire qualcosa. E sono chiuse in questo isolamento per una volontà esterna, quindi non per loro volontà, anche se poi diciamo che si confonde un po' la volontà di queste persone rispetto a quella che gli è imposta da fuori. Diventa poi una cosa abbastanza introiettata, assimilata, e quindi viene trasformata come in una volontà propria. Possiamo dire qualcosa sull'autrice? Anche in questo caso, tra l'altro, titolo scovato e scelto da te. Voi cercate sempre quando io vi. No, non sempre, effettivamente. Puoi raccontarci? Anche di no. Sì, allora il titolo, posso dire il titolo? Sì, si Facciamo può. questa. Questo spoiler. Allora, il titolo è Se rimarrà quello di queste mie cartelle di file della traduzione, si chiama La porta del cielo. L'ha scritto una giovane scrittrice argentina residente ormai da un po' di anni in Europa, in questo momento a Berlino, che fra l'altro in questi giorni era anche malata e mi sono anche molto preoccupata, infatti ora la devo sentire per sapere come sta, che si chiama Ana Giurba, essendo argentina la doppia L c'ha questo suono un po' strano. E sì, io ho letto questo libro, mi è piaciuto e mi sembrava molto, molto adatto per la collana di Eris, e quindi ve l'ho proposto e voi avete accettato. Tra l'altro pubblicato in Spagna sempre da Aristas Martinez, esatto, Martinez. dalla stessa casa editrice che ha pubblicato sia Challenger, quindi il primo romanzo che noi abbiamo pubblicato di Guillem Lopez, che poi anche 21. Esatto, e fra Sempre l'altro, tradotto da Francesca. sempre tradotti da sempre Francesca. tutto io, ormai sono tutto pare. Tra l'altro sto riscontrando delle, anche lì, preoccupanti e da un certo punto di vista anche abbastanza assurde coincidenze fra i due romanzi di Lopez e questo qui di Anna Giurba, perché ci sono sia degli elementi di Challenger, ma proprio degli elementi materiali, non la scrittura, tutte quelle cose lì intellettuali, proprio delle robe fisiche vere, sia di Challenger che di 21. E quindi sono abbastanza allucinata tutte le volte che mi ci trovo davanti e mi vedo i testi che mi dicono delle cose, ecco. E tra l'altro a me colpisce sempre come poi pian piano in tutti questi anni, sia per quanto riguarda la narrativa che il fumetto, capiterà. Anche insomma con le altre collane piano piano, cioè il fatto che a un certo punto, quando inizi a scoprire un'altra realtà straniera, più approfondisci il suo catalogo, più ti senti veramente a casa, ed è come un po' se diventassero dei tuoi fratelli e sorelle sparsi per tutto il mondo, no? Per il fumetto, per dire, per noi è successo con Yama Press, sicuramente per quanto riguarda la narrativa con Arisa Smartini, insomma, è già il terzo libro. Essendo Sì, due realtà piccole, è veramente un gran bel numero. esatto. Fra l'altro, nel senso, io sono molto, molto contenta e troverei veramente tantissime altre cose bellissime da fare con loro, perché sono veramente molto, molto, hanno veramente un gusto molto affine, ecco, lo sento molto affine. Prima di andare in chiusura e Sì. chiederti, insomma, quelli che sono i tuoi consigli, in realtà vorrei dedicare un attimo una piccola riflessione insieme a te, appunto, su quella che è la realtà che stai vivendo. Cioè, un po' in questi giorni si scherzava quando ci siamo sentiti in separata sede sul fatto che è vero che cambia quando esci adesso di casa, ma il tuo stare in casa non cambia molto rispetto a prima, invece, perché appunto sei una lavoratrice che sta comunque a casa, fa normalmente, diciamo, Questa vita smart. di Esatto. E chiaramente però fai anche parte, sei anche tra l'altro un po' autrice, perché appunto essendo traduttrice comunque tu ricrei un'opera.
E contemporaneamente fai parte di quelle tantissime persone che in nessun modo verrà toccato da tutte le iniziative di questo governo e i traduttori come te che si trovano in questa situazione saranno veramente tantissimi in tutta Italia. Esattamente. E come la sto vivendo? Appunto, cambia materialmente, non mi cambia niente, cioè quotidianamente faccio la stessa vita di sempre, cioè, ho fatto un conto prima che succedesse tutto questo, in quanto tempo non ero uscita, cioè prima di quanto tempo non fosse uscita. Prima dell'inizio della quarantena erano comunque passate 3 settimane, quindi per me delle settimane a casa sono abituata, ecco, insomma, è un lavoro che mi porta a fare questo. Anche se poi mi dico appunto no, ma devo andare in biblioteca, no, ma devo andare a lavorare nei bar, non lo faccio mai, quindi ovviamente è diverso doverlo fare per una roba che da fuori ti impone questa cosa e doverlo fare perché sei te che Certo. decidi che quello è il tuo modo di lavorare. Rispetto a tutto quello che hai detto dal punto di vista economico, aziendale, sì, io sono preoccupata anche perché sto aspettando dei pagamenti e non so se mi arriveranno, siccome sono anche dei pagamenti su cui avevo contato di farmi questi mesi. Insomma, futuri, non solo della quarantena, quando ancora non se ne parlava. Io spero che tutto questo non ritardi troppo i pagamenti, ma non so, come sospetto che potrebbe farlo, ecco, che potrebbe essere una scusa perfetta per chi non ti vuole pagare, per chi magari non ti può, cioè, immagino anche che ci siano delle difficoltà oggettive poi Certo. rispetto a delle aziende, a degli studi di doppiaggio, per esempio, con cui lavoro. Che sono fermi anche loro, ovviamente, perché non è che si può stare a sputare nei microfoni nella stessa stanza. Ormai è un'attività fuori legge anche quella. Quindi sì, sono un po' preoccupata No, ci sembrava interessante fare questo focus proprio perché se da un lato bisogna togliere, no? Un po' di romanticismo, come abbiamo detto sin dalla prima volta, su questo io resto a casa, per cui appunto tante persone a casa non ci possono restare per mille motivi, tra cui appunto anche le librerie, no? Che continuano comunque a garantire un servizio base. Tra l'altro, chiacchierando oggi con altre persone, abbiamo scoperto che in altri paesi del mondo, ad esempio, colpiti dalla quarantena, in realtà tra gli esercizi di prima necessità, come le farmacie, le panetterie, gli alimentari, sono comprese anche le librerie, perché evidentemente in altri paesi i libri sono considerati beni di prima necessità. Contemporaneamente, è anche importante ricordare che ci sono delle persone che già normalmente lavorano sempre a casa, motivo per cui sono anche molto più disgregate, meno organizzate, meno sindacalizzate, insomma, di questi problemi del comparto culturale se ne sta parlando in verità già da anni. Ci sono, senza contratti, fortunatamente, senza nessun esatto, tipo ci di... sono fortunatamente delle forme di aggregazione, lavoro, ad esempio per voi traduttori, quello di strade. Però effettivamente in questa situazione, non facendo parte di nessuna categoria definita, sono quelli, tra l'altro con cui noi lavoriamo di più, che sentiamo di più, che sono nostri amici, insomma, che resteranno invisibili davanti a quello che, Che insomma, verrà agli dopo. occhi, sì, e quindi sono quelli in realtà a loro volta più colpiti da questa situazione. Quindi ci tenevamo a fare un focus su questo. E ora per sdrammatizzare, invece, tre consigli: una cosa da leggere, una cosa da vedere e una cosa da sentire. Allora, il vuoto, il silenzio, il niente. No, a parte questo, non lo so, non sono brava a dare consigli e non ritengo di avere grosse cose da dire. L'unica cosa che mi viene in mente è un film che ho visto prima che iniziasse tutto questo, che si chiama, The Flu, The Flu, il contagio, una roba del genere. Mi sembra coreano. È ganzissimo, parla ovviamente di un contagio, di una malattia che viene appunto diffusa in questa città coreana e ne succedono di tutti i colori. È un po', insomma, inquietante il giusto,
Ma secondo me ci sono anche delle cose un po' che ci fanno riflettere, che ci possono aiutare. Leggere, basta, cioè anche no, basta. Oh, Oh. finalmente qualcuno che lo dice. Non importa, secondo me, se uno ha delle cose da leggere avanzate, no? Quelle che rimetteva sempre lì, io ho Moby Dick lì da 2 estati che mi guarda e mi continua a dire, io sono qui, fai te. Ti faccio vedere una cosa. Ah, no, tu no, non puoi vedere, ma qua tra la pila che ho fatto per reggere il telefono, appunto, c'è anche il Moby Esatto, un Dick. buon Moby Dick. Oh, uno di quei libri che vanno bene per guantare i Per tavoli. infatti. E, no, però nel senso, ognuno poi secondo me deve anche un po' fare come si sente, però sì, nel senso, ci sono dei titoli che anch'io mi dico, ah, ma io dovrei leggere, però. Cioè, ora sto leggendo delle cose per conto mio, ma in realtà le sto leggendo tutte per rubare le parole, no? Perché quando faccio traduzioni mi succede sempre che leggo i libri e poi mi faccio questi elenchi infiniti di parole che secondo me poi mi serviranno tantissimo per quella frase, perché magari non mi girava bene, allora con quella parola funzionerà benissimo e poi tutte le volte non succede mai così, ne devo andare a trovare un'altra ancora, però. No, sto leggendo una scrittrice argentina, anche lei, bellissima, che infatti poi mi sa che ve la dovrò sottoporre anche lei. Sono dei racconti gialli questi, però ho scritto anche delle robe che secondo me, insomma, potrebbero essere interessanti. E poi cosa volevate sapere? Qualcosa da ascoltare. I Il Clash. silenzio. I Clash. I Clash. Ok. Sono 6 facce di vinile, sono bellissimo, ci sono dentro tutti i generi, ganzissimo. Va bene, allora grazie Francesca per essere A stata voi. con noi ospite. Naturalmente, speriamo di rivederci e poterci abbracciare il prima possibile. Buona continuazione di traduzione, allora. La Buona ringrazio, creazione. molto gentili. A A presto. presto, ciao! Ciao. Ok. Allora, oggi abbiamo sforato un pochettino con la solita ora. Siamo un po' più avanti, siamo a 1:10. Andiamo a fare l'ultimo collegamento di questa giornata. Come al solito sembra che qualcuno ci stia citofonando da sotto Metti la casa. voce. Vediamo, sentiamo un attimo. Sì! Pronto? Chi Pronto? è? Chi è? Aprite! Chi No, è? no, non sale nessuno. Aprite! No, No! cosa vuole? Cosa vuoi? Sono io, fatemi salire! Cosa vuoi? Un fiorino. Due fiorini. Allora, raccontaci l'aneddoto di oggi, perché ci sei venuto a suonare? Non me lo ricordo più. Vabbè, non ti sei preparato niente? No, no, niente di niente. Ma come niente? Ho preparato solo questo, solo Ah, il questo. suono del citofono? Hai preparato solo il suono Vabbè, del citofono? allora, visto che non hai preparato niente, non ti apriamo. Però prima di andare via, se vuoi, puoi dare qualche consiglio anche tu. A chi ci sta Allora, seguendo. ricordiamo, ieri ha consigliato No, non lo voglio la ricordare. telenovela No, non piemontese voglio. da vedere Ma qualcuno ha seguito il mio consiglio e ha visto la telenovela piemontese Sogni d'amore? Non lo so, Non possiamo lo provare a so, intanto chiedere. ti Voi due no, chiediamo però. agli ascoltatori che abbiamo ancora in linea se hanno seguito il consiglio di Ubrick. Di vedere la telenovela piemontese su YouTube. Intanto il nuovo consiglio di oggi. Aspetta, mi è venuto in mente lo sketch di oggi, Ah, mi è venuto in mente adesso, scusami. ok. Ma volevo sapere, ieri abbiamo chiesto se qualcuno si ricordava da dove arriva questo giochetto che stiamo facendo del citofono e del suono. Sì. Qualcuno l'ha indovinato. La cosa che mi stupisce molto, e anche che mi fa stare un po' male, devo ammettere, è che nessuno abbia detto, ah, è Salveo Mattini che suona il citofono agli spacciatori. Ah, ma Ma tu
sei troppo sul sei pezzo. Troppo. Questa cosa mi ha fatto stare un po' male. Ti ha fatto... No, mi spiace che sei stato male. Ma perché? È una top news. Adesso solo perché c'è il coronavirus, allora lui, poverino, non esiste più. A me non mi sembra una cosa giusta. Effettivamente. Ci dicono di chiamare i gendarmi, comunque, perché non hai rispettato il decreto, sei uscito fuori casa e sei venuto a suonarci. Fatemi salire, basta! Allora, invece, qual è il consiglio di oggi? Allora, il consiglio di oggi, visto che ieri ho fatto molto il cazzone, adesso faccio esattamente l'opposto, quindi prendo la mia parte intellettualoide e ti consiglio un libro. Attenzione, questo è un consiglio un po' bastardo, perché probabilmente questo è un libro che nessuno riuscirà a recuperare in questo momento, okay. Ma forse neanche in un momento di normalità. Ma io lo faccio lo stesso. Giusto. Di Henri Michaux, Altrove, pubblicato da Quodlibet, che contiene a sua volta, cioè è un libro che contiene tre diversi, diciamo, racconti, che sono Viaggio in Gran Garabagna, Nel Paese della Magia e Qui Potema. Allora, Henri Michaux è un autore che ho conosciuto grazie a un libro che noi abbiamo pubblicato, mm-hmm. che è Pisa Transit di Nicolas de Cressy. Esatto, sì. Chi l'ha letto sa che a un certo punto del racconto, nella pianura padana, compare Henri Michaux, che nel tempo in cui era raccontato Visa Transit è morto da 2 anni, compare a De Cressy e insomma lo rimprovera perché De Cressy sta utilizzando i suoi vesti e nasce tutto uno sketch comico surreale bellissimo. Quindi mi sono un po' incuriosito e sono andato a vedere questo autore. Prima che succedesse tutto questo casino sono andato in biblioteca e ho preso questo libro. Infatti non so se sia ancora in commercio, che spero di no, così che nessuno possa mai leggerlo, tranne che me. Nel frattempo il prestito è scaduto? Non ancora, ma scadrà presto, però non devo restituirlo, quindi. Quanti prestiti, paradossi, non poter restituire perché la biblioteca è chiusa. Esatto. Comunque, Henri Michaux ci sarebbe stato bene anche nella puntata di ieri sulle droghe, perché lui è passato alla storia per aver scritto delle cose sotto effetto di mescalina. E, diciamo che questo, come ognuno ha le sue cose più famose, questa è la sua. In realtà lui scriveva già delle cose veramente fighissime, sono incredibili. Molto vicino al surrealismo, ma non è per niente non è scrittura automatica, anzi lui contesta un po' l'idea di scrittura automatica, ma sposa tutta l'idea dello scrivere come un qualcosa che inizia e non sa dove vai a finire. Adesso non vuol dire un cazzo quello che ho detto, però dall'altra parte sei al citofono. È difficile. Esatto. D'altronde sì, per qua che devo fare? Non mi fate salire. Va bene lo stesso. Chiamiamo i gendarmi, ci vuole vendere la droga. Adesso chiamiamo i gendarmi, ti facciamo portare via. Io segnalo che in questi giorni è la seconda volta in realtà che qualcuno consiglia un libro di Quodlibet. Sì. E quindi sì. Li salutiamo e speriamo in realtà che il loro libro sia ancora disponibile in libreria e che quindi in qualche modo chi ci ascolta ed è curioso lo possa recuperare. Scrivetegli. Se non lo trovate in questo momento, né mai, vi consiglio di andare a vedere i disegni che faceva Henri Michaux, che sono veramente fighi, su internet li trovate. Perfetto, allora ti salutiamo, intanto non stai lì che i gendarmi arrivano, non ti preoccupare. basta. E quindi a questo punto salutiamo tutti insieme sì. Sia Ubrick che al citofono, terzo socio ricordiamo di Aristide Edizioni, e tutti quelli e tutte quelle che ci stanno seguendo in diretta. Ricordiamo che domani e dopodomani, che è il weekend, quindi sabato e domenica, sì. Faremo una versione breve. Una versione ridotta, sì, non l'avevamo ancora detto. Esatto. Faremo, non la solita ora di diretta, ma appunto una versione ridotta con tendenzialmente un solo ospite, ovvero la libreria che adotteremo sia sabato che domenica. Domani ci sarà come libreria adottata una fumetteria e sarà Belleville Comics di Torino. Quindi
Rimaniamo sempre per le 13:30, però appunto solo una mezz'oretta veloce per raccontare appunto la libreria adottata del giorno. Ricordiamo che la libreria adottata oggi, che abbiamo sentito all'inizio della diretta, è Inferno Store di Roma, che non è solo una libreria, ma specializzata appunto in realtà un negozio di dischi con anche Soprattutto, sì. un'ampia offerta di libri. Sostenetela, cercatevela, non riesco più a parlare. Comunque trovate tutti i riferimenti della nostra campagna Adotta una libreria sui nostri social e sul sito. E vi ricordiamo che comunque chi non si è interessato, insomma, a comprare un nostro libro, ma vuole comunque sostenere le librerie indipendenti, sono tantissime quelle che in questo momento stanno garantendo il servizio con consegna a domicilio o spedizione, e anche quell'elenco lo trovate sui nostri social e sul nostro sito. E prima di salutarvi, voglio ripetere questa cosa interessantissima che ho già detto prima, Dai che prende freddo sotto. ovvero ricordiamoci che in altri paesi del mondo i libri sono stati considerati beni di prima necessità. Non è una cosa poetica, è un po' come la società considera certe cose piuttosto che altre. A Ma presto. chi se ne frega dei libri, a me non mi fate salire. Allora, lo andiamo a cacciare e ci vediamo domani. Ciao a tutti e Ciao a grazie per essere tutti! stati con noi, a Ciao, tutti e ciao! a tutte. Ciao. Ciao!